Madonna mia, ma cosa è successo con questi sorteggi? Comunque oggi andremo a commentare i sorteggi dei quarti di finale di Champions, Europa e Conference League. Prima di tutto, like, commento, condivisione e campanellina, cosa importantissima che voi ci mettete poco per farlo, quindi fatele, che costano poco, e con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi vi aspettate, fatelo, cose importantissime, dai. Allora, quarti di Champions League, Benfica Inter, comunque l'Inter non è stata fortunata a differenza di ciò che dice io, a differenza di ciò che qualcuno dice. Io non sono d'accordo perché comunque il Benfica è una squadra che gioca a calcio, è una bella squadra, hanno Gonzalo Ramos che ha fatto più di 20 gol in campionato, quindi l'Inter non è stata assolutamente fortunata, certo, è stata comunque fortunata nel senso delle corazzate, non ha beccato le corazzate. Le corazzate, però l'Inter assolutamente deve stare attenta e vi dirò che secondo me l'Inter a fatica passa. Real Chelsea, partitone, comunque il Chelsea lo vedo nettamente inferiore a questo Real Madrid e credo che il Real possa passare, non senza troppi problemi, ma che secondo me passi. E poi derby italiano, Milan Napoli. Allora, vi dico la mia. Allora, c'è già chi vedo che sottovaluti il Milan in partenza. No, sbagliatissimo, perché il Milan sappiamo che ha tante esperienze in Europa a differenza nostra. Noi siamo arrivati qui per la prima volta e quindi non c'è assolutamente da assotterrare questo Milan. Partita difficile, sarà una bella partita che noi ci giocheremo col sangue agli occhi. Manchester City Bayern Monaco, partitone incredibile, la più bella partita dei quarti di Champions. Ci stanno due corazzate, due favorite per la Champions. E secondo me vi dico una sorpresa, la prima e unica sorpresa di questi quarti di Champions. Passa il City, perché so benissimo che il Bayern Monaco secondo me è leggermente superiore, però il City col gruppo riuscirà ad abbattere il Bayern Monaco. E una valigia, Juve Sporting, alla Juve non è andata bene. Alla Juve non è andata bene perché comunque lo Sporting in Portogallo sta facendo veramente bene, però non è una sfida impossibile. Non è una sfida di certo impossibile perché comunque la Juve, se gioca da squadra, se gioca da collettivo e se gioca da gruppo, secondo me può passare. Feyenoord Roma. E anzi, vi dico che la Juve passa. Feyenoord Roma si affrontano di nuovo le due finaliste della scorsa Conference League. Dalla parte dove un Feyenoord un po' indebolito, comunque gli è stato lasciato partire Derses, Cocu e tanti altri, no, Cocu è restato, e tanti altri dei suoi big. Però comunque non è una squadra da sottovalutare. Comunque la Roma la prima partita se la gioca in Olanda, e lì in Olanda non sarà assolutamente facile. Non sarà assolutamente facile, però la Roma, secondo me, avendo un allenatore che a queste esperienze ci è abituato, passerà. Lo spero. Juventus e Siviglia, altra bella partita, con due squadre che sono abituate a stare in questa competizione, a vincerla. Allora, secondo me, vedo favorito lo Juventus, ma più al Siviglia, che in questa competizione ci sa fare. Bayern Leverkusen. Union SG, l'Union SG è passato a sorpresa contro l'Union Berlino, comunque sta facendo molto bene in Germania, ma ieri si è lasciato cadere. E secondo me passa il Leverkusen, sarà comunque una partita tirata, ma vi ho favorito nettamente il Leverkusen. Conference League, Lech Poznań Fiorentina, la Fiorentina ha beccato la più abbordabile sulla carta e vi ripeto, se non passa qui, dove vuole passare? Quindi secondo me la Fiorentina passa e andrà alle semifinali di Conference League. Ghent West Ham, il Ghent ha fatto una partita sorprendente contro il Basaksehir, sarà una partita lottata dove secondo me passerà il West Ham. La Zetalk Baran passa la Zetalk e Basilea Nizza passa il Nizza. Ditemi la vostra questione nei commenti. A stasera con la 90 Empoli.